Foglio uscito dalla stampante. Mauro W. Fuolega. Il foglio uscito dalla stampante del neurologo al Policlinico di Milano dopo il primo incontro con lo strumento avvenuto nel gennaio 2020. Il foglio non è in possesso di Fuolega, che lo ha donato al neurologo per ricordo. Durante l'elettroencefalogramma, le onde cerebrali dello strumento si sono modificate, come da referto del neurofisiologo che è a disposizione insieme alle riprese audio e video. L'esperimento era stato organizzato da due neurologi per escludere eventuali patologie, tipo sdoppiamento della personalità. Il neurologo durante l'esame ha mostrato allo strumento, come avevano convenuto, il foglio che aveva trovato nel suo studio, vedi foto, come trig, grilletto, per vedere la reazione dello strumento. Questi sapeva che l'apporto era inerente in qualche modo a Hitler, ma non sapeva che fosse un foglio e ne ignorava il contenuto. Il medico, per descriverlo allo strumento dopo il ritrovamento, aveva chiamato l'apporto scenografico e lo strumento si aspettava un oggetto diverso. In ogni caso l'esperimento ha funzionato perché lo strumento ha canalizzato immediatamente. Questa è la trascrizione integrale della canalizzazione avvenuta al Policlinico di Milano il 30 ottobre 2020. Ma l'umanità è fatta per unirsi, non per dividersi. Un fiore ha tanti petali, ma se si priva il fiore di uno di questi, il fiore perde la sua bellezza. Mai più separare l'umanità e catalogarla mai più. La differenza serve per arricchire e il nazionalismo che ha dato morte all'Europa e all'Occidente più in generale non serve per mettere una nazione sopra l'altra, ma per condividere quanto di bello, di buono, di profondo, di elevato e di migliore. Una nazione può condividere e con tutte le altre. Mai più barriere, steccati o filo spinato che divida e tracci delle barriere o dei solchi che solo il tempo riuscirà a colmare. Ma quanto tempo ci può mettere la sabbia per colmare un fossato? O quanto tempo ci mette una formica per scavalcare un muro? Mai più recinzioni e divisioni che generino violenze, perché queste corrompono e impregnano i luoghi dove queste sono avvenute. Continua.